match, la prima partita di questo secondo match della serata. Sì, primo game, Pablo contro Alessandro Papp. Pablo con caro vecchio Pirate Warrior. Alessandro Papp vede una Things from Below. Sembra in teoria un midrange Jade Shaman, anche determinato dalla presenza di Bran Bronzebeard. Carta che ogni tanto viene tagliata dai Jade Deck, non si certo in Shaman, visto che lo puoi giocare accoppiato a Jade Claws. Detto questo, vediamo come vanno i Mulligan. Fattore Patches, fattore Enzoth First Mate, apertura Sì, per sì, sì, sì. Inferi War Axe per Pablo. Insomma, Warrior ha le carte, ha delle risposte all'early game di Shaman, sempre. La Things from Below, sono curioso anche di vedere Mulligan di Alessandro Papp. Eh E sì, là, insomma, ci sono siamo. delle carte che sono importantissime nel matchup. Una delle carte che sono importantissime per Shaman in questo matchup è Feral Spirit, ok? Sì. Quindi Feral Spirit e Tunnel Trog sono di certo un'ottima apertura per lo Shaman, soprattutto nel momento in cui va a partire di seconda e quindi può trovare il coin. C'è il Totem Golem, c'è l'Enzoth First Mate per Pablo, c'è anche un upgrade e Bloodsail Raider. Quindi entrambi i giocatori mi sembrano più che apparecchiati. Eh sì, quel Frating Berserk è sempre una pescata molto interessante perché se nell'eventualità che l'avversario non abbia la risposta può andare a tradare di patches, può andare a tradare di arma i minion del tuo avversario, a aumentare l'attacco del Frothing Berserk e tenere un minion che l'avversario non può risolvere, a meno che turno 4, come vediamo, c'è già nella mano di Alessandro Papp, c'è un Jade Lightning perfetto che fa esattamente 4 danni in risposta a questo Berserk. Quindi staremo un attimo a vedere come si evolverà la mano di Pablo. Abbiamo visto adesso Patches uscire dal mazzo, quindi sfoltire un po' le carte dell'early game. C'è la Bloodsail Raider turno 2 che diventerà un semplice 3-3, potrebbe decidere di non attaccare di arma, quindi spingere quel danno in più per spingerne di più dopo con l'upgrade, anche se turno 3 vuoi sicuramente fare Frothing in curva perché è molto molto forte come giocata. L'upgrade molto probabilmente lo giocherai turno 4-5 con abbinata ad altre carte che stai pescando. Intanto Alessandro Papp si prende tutto il turno Sì. per pensare alla giocata e staremo Decide di a vedere, sì. giocare Coin Totem Golem, è stato questo il suo dilemma, no? Gioco Tunnel Trog a turno 1 in curva, faccio Coin Totem Golem per proteggermi da un eventuale upgrade e non fargli free tradare con arma. Decide di giocare Totem Golem, l'avversario decide di sviluppare Bloodsail Raider in curva e spingere danno faccia, non swinga di arma, la tiene su. Flametongue Totem pescato da Alessandro Papp, può comunque giocare una carta ed è il Tunnel Trog, che swing trada la Raider, pescata di Arcanite Reaper, che in questo momento è un fattore, però attenzione, Frothing Berserker, The Dream, può tranquillamente andare ad attaccare con l'Ana per fare il clear e spingere danni faccia, non ha paura assolutamente di Maelstrom Portal, non ha paura di Lightning Storm. Vediamo cosa decide di giocare, in questo caso Alessandro Papp se deve rispondere alla sua board con un Lightning Storm più clear, in quel caso con il Tunnel Trog, perché chiaramente Frothing Berserker non lo puoi lasciare lì così uncontested, o se deciderà di giocare qualcos'altro, Hero Power oppure chi lo sa. Eh sì, staremo a vedere perché il Jade Lightning che abbiamo visto già nella mano, già dai primi turni, utilizzando il coin per il primo turno, ovvero fare il Totem Golem e tenere board dell'early game, non ti permette adesso di fare coin Jade Lightning, quindi. Sì, ma in realtà non riesci comunque di sequenza. Che cosa fai? Giochi Tunnel Trog, Totem Golem a T2 e entri in T3 sei overloadato. Quindi non puoi comunque giocare Coin, Sì. Jade Lightning, lo puoi giocare in Nel curva caso, naturale di certo. quarta e ci arrivi comunque di quarta al prossimo turno, non a questo. Quindi un altro turno molto complicato per il povero Alessandro Papp. Prima i dilemmi di dover giocare Totem Golem sopra Tunnel Trog a turno 1, che è poi una giocata anti-intuitiva. Gioca Lightning Storm, ancora un'altra giocata comunque tra virgolette sotto NV. Rolla basso su Frothing, non ci importa. Board resettata, libertà di sviluppare quello che vuole da parte di Pablo. Gioca un Sazzi The Hand, faccia il danno con l'arma. Enzoth First Mate, Eh arma sì. equipaggiata in probabilmente Hero Power, perché quell'upgrade lì Non lo. calza a Eh sì, eh pennello, sì, eh proprio sì. una deliziosa da giocare sopra Arcanite Reaper. Pescato Hex e Bloodlust in mano di Alessandro Papp.
Questo Ex, questo Bodlust che hai appena detto non sono carte molto interessanti per questo matchup, visto che Ex vai sia a rimuovere quel minion grosso come il Frate in Berserker che ha giocato il turno precedente. Non è questo il caso di carte in mano a Pablo, che si ritrova un'arma che può diventare veramente, veramente grossa e segnare questa partita. Arriva subito il cambio di questa arma, una 5-2 che andrà sicuramente ad attaccare faccia. Wow, Prossimo e turno, sì. decide override arma e decide subito di swingare con Arcanite Reaper perché magari ha anche paura di una tech eventuale di Aziz One Puig. Ci sta 14 HP per il midrange Shaman che ha pescato molto male. Perché ha pescato molto male? Sì. Perché pescare Bloodlust è una carta morta. Pesca in questo momento Azur Drake. Non ha Things from Below. Totem ne ha sviluppati poco. Ho giocato Hero Power al turno precedente dopo averlo dato di 2 mana. In 35. Vediamo cosa decide di giocare. Ha paura di quel pirata, ha paura di quel 2-1 su board, perché sa che comunque c'è la possibilità di giocare Bloodsail Cultist per Parrot Warrior al turno successivo per dare l'upgrade all'arma e quindi continua a toccare quel Jade Lightning nervosamente perché Sì. pensa, magari non ha upgrade in mano, magari c'è Bloodsail Cultist, entra a turno 6, Gli tolgo una out. se quello prende a turno 6 mi gioca doppia Bloodsail Cultist, mi gioca qualcosa tipo Bloodsail Cultist, Dread Corsair, insomma, può fare esplodere il valore su board. Vediamo cosa deciderà di fare Alessandro Papp. Tutte scelte quasi dettate dalla sequenza dell'avversario, Certo. tutte giocate sotto EV. Arriva il Dread Corsair, gioca un upgrade. Sono curioso di vedere se giocherà anche il secondo upgrade. No, non lo gioca anche il Sì, secondo lo upgrade, va gioca. per maximum damage. Perché? Perché poi effettivamente in questo Minacci modo, Lethal, esatto, semplicemente con minacci l'arma. assolutamente Lethal al prossimo turno, devi trovare Things from Below, devi trovare un taunt tramite Hero Power, non puoi giocare il Jade Chieftain, trova un Jade Spirit, non serve, qua è sempre Hero Power, con il Plankton Totem per il trade. Però saremo a vedere, è uno su E gioca quattro. ancora fuori curva sto turno. Eh Che è un sì, incubo. costretto ovviamente dalle giocate di Pablo, come hai ben detto tu, Mille top adesso. deck per far danno. Addirittura Gioca sì. Lex sopra Flametongue Totem per proteggersi da Fed. Elegante come soluzione. Trova un Sudsy Captain, quindi non trova comunque la letale. Swinga il danno, mette giù Sudsy Però Captain. ritarda semplicemente una fine quasi inevitabile, visto che le carte nella sua Giusto mano. l'attacco sopra il Taunt 0-1. A me piace perché i tre danni del Sudsy Captain si accoppiano bene con Mortal Strike e con Elite. Quindi Sì. gli rimuovi direttamente tanto suo turno. Pesca ancora Flametongue Totem, pesca molto male Alessandro Papp, sfortunato in questo Sì. primo C'è game. sì un taunt, però ti va a creare un Jade Totem molto molto basso che semplicemente il 3-3 può andare a togliere, quindi la Esatto. partita, l'unico out che poteva avere magari un po' di difesa era il Chieftain, quindi un minion taunt Jade in base a quanti ne hai giocati prima. Se non sbaglio ha fatto solamente il Jade Lightning, quindi evoca un taunt 2-2 che non risolve la situazione. Può fare un Azur Sì, ma Drake, non ci ma non ci sono. sono Non out nel vedo mazzo. out in Eh no, ha questo due momento, mana, poi no. non vedo Se verrebbe out. tipo Azur Drake in Bolt in Hero Power Taunt, una cosa di questo tipo, senza top deck danno diretto da parte di Pablo, che Sì. anche quello da doggiare 2 turni di fila contro Pirate Warrior da schivare non è facile. Ha pescato Piratino 3-3 sto turno, insomma. Viene Azur Drake, arriva Bran, Bran. arriverà l'Hero Power, through the sequencing, I have Sì. been best, GG, primo game. Va a Pablo con l'affidabilissimo Pirate Warrior. Curioso di vedere game 2. Curioso di vedere se cambierà un Sì. po' la fortuna al giocatore di Shaman. Beh, non gli è girato tanto il mazzo. Abbiamo visto tanti minion da mid-late game che contro un Parator non sono proprio quelli che vuoi vedere. Ha dovuto fare una Lightning Storm un po' troppo forzata dalle giocate dell'avversario, quel Frate in Berserk che sarebbe diventato veramente, veramente grosso. Quindi è stato un po' costretto dalle carte in mano sue, dalle carte dell'avversario. Quindi non poteva farci nulla, secondo me. Interessante la sequenza quando lui decide di giocare a turno 1 di seconda Coin Totem Golem in follow up in Tunnel Trog. Sto cercando di capire intorno a cosa stesse giocando. Stava Ha giocando intorno a detto turno 2 Fairy War Axe, clear pulito, anche faccia a sì. faccia, esci fuori di Totem Golem,
al turno successivo l'avversario entra in turno 3, ti gioca Bloodsail Cultist con due pirati su board, buffa arma, O anche Frotting come arma in mano, quindi swinga arma Frotting, sopra il tuo totem golem, clear, si ritrova con un 3-4, un 1-1, un 1-1, un'arma 4-1 equipaggiata e lì ciao ciao con la manina. Eh già, staremo dunque a vedere quale sarà il prossimo match. Abbiamo visto il Warrior per Pablo vincere la partita e vediamo finalmente il Mage. A quanto pare sembrerebbe un Freeze, vedo una Novis. Sì, c'è Tauriste, c'è Novice Engineer, quindi in linea di massima, a meno che non ci siano sorprese, dovrebbe essere un Freeze Mage per Pablo, una lista che sta tornando a essere giocata in ladder, comunque questa season, una lista che bisogna vedere con l'uscita dell'Ice Lance nella Hall of Fame quanto potrà poi essere giocata a livello competitivo in futuro, anche se però una nuova carta, il 2 mana 2-3 che ti dà un segreto in mano, secondo Colento, quella è giocabile esclusivamente in Freeze Mage. Detto questo, e mi immagino quale Freeze Mage c'è in testa Colento, perché io ancora non lo vedo. Sì, perché comunque togliendo l'Ice Lance si toglie tutta quella combo che ti sconta Tauriste. Tra l'altro, Tauriste stesso se ne va via dal Freeze Mage. Quindi ritorniamo a un ti faccio all'extrad, devo Sì, se ne avere va via. doppia Sì, Fireball se ne va Frostbolt. anche via Forgotten Torch, quindi insomma. Infatti. Alessandro Papp, ancora una volta, Tunnel Trog, vediamo il Tunnel Trog e il Totem Golem contro Freeze Mage di Pablo. Freeze Mage ha un matchup tutto sommato, secondo me, legittimo contro Alessandro Papp, però abbiamo visto che c'è un Bargle Bully, abbiamo visto che c'è un Blizzard, abbiamo visto che c'è un Bubbling Book, quindi la Novice Engineer è semplicemente inserita al posto di un Loot Order, evidentemente. Magari poi mi sbaglio di nuovo ed è di un Freeze Mage che gioca Bubbling Book, non lo so, vedo anche un Loot Order. Potrebbe Magari essere Reno? dovrebbe essere un Rino Sì. Deck che gioca Novice Engineer oltre al Loot Order per un cycle estremo, va bene, cioè Ah nel sì, di senso. solito la ingegnere è una carta molto tipica del Sì, Freeze del Freeze si Mage, gioca in quindi doppia sì. copia, sì, quindi abbiamo visto Taurissian e Novice Engineer, poi Sì, cosa vediamo, vai dedurre è esatto, poi quello, quindi vediamo il sì. Bally, diciamo, aspetto un attimo. Quindi Alessandro Papp gioca Hero Power, turno 3, non c'è un ramp di Jade in mano per Alessandro Papp, Jade che è importante contro Rhino Mage, chiaramente il ramp di Jade è importante Aya Black, può giocarla prima che arrivi il Polymorph. C'è già tanta pressione sulla board per Shaman, pescato una Fireball, c'è un Area of Effect nella forma di Icon of Cold, viene rilasciato Blizzard fuori curva da Pablo, Floating Mana. Entriamo nel turno di Alessandro Papp, arriva una Things from Below a 4 mana, che tutto sommato a me non dispiace assolutamente, fa valore su board, mette pressione, deve essere contestata al turno successivo, anche se poi permette a Pablo di giocare in curva perfetta Fireball come risposta, senza però risolvere board. Sì, questa board che si sta affievolendo, deve magari andarla ad aumentare, deve dare questa pressione a questo Rhino Mage, questa Thing from Below potrebbe essere la scelta giusta. Turno 4, 4 mana perfetti perché ha già giocato due totem durante questa partita, quindi potrebbe starci veramente veramente bene. Un 5-5 che fa tanta pressione perché o ci lanci una fireball o devi farci tanti danni di una frostbolt che abbiamo appena visto, più vari È difficile blizzard, sì. da risolvere un minion così, anche se però se è Rhino Mage, come stiamo pensando, il deck di Pablo è un deck che gioca molto reattivo ad esaurire tutte le risorse dell'avversario, invece decidi di giocare Totem Tot, Hero Power, Flametongue Totem, spingere danno, mi piace tantissimo questa linea. Inkmaster Solia ci conferma definitivamente che si Sì. tratta di un Rhino Mage deck che gioca Bargle Barley in coppia con Antonidas, quindi anche Alexstrasza. Taurissian in mano è un fattore, discanta tutta la mano. Vediamo cosa decidi di giocare. Molto complicata da risolvere questa board. Esce il Cone of Cold in curva di quarta, Bubbling Book aiutato. Riesce a far stallare un attimo la board allo Shaman per un turno, anche se comunque i due danni del Air Totem rimangono uncontested. Eh sì, adesso vediamo come decidi di sviluppare questo board. Semplicemente un Azur Drake ti lascia con un board quasi debole a eventuali AoE. Vediamo che c'è il Coin Blizzard che va a pulire tutti i totem fatti dall'Hero Power, addirittura anche il totem che buffa gli altri minion. Vediamo questo Bran più Thing from Below. Potrebbe essere la scelta, visto che comunque se ci pensi adesso Bran è
come te lo risolvi? Devi darti un singolo target, quindi una fireball, frostbolt, ping. Frostbolt l'abbiamo già visto, quindi torcia più ping. Se il tuo avversario di turno 5 fa torcia ping semplicemente per toglierti Brand, e mi lascia tutto il resto del board intatto. Bello. Non è per niente bella male. Questa giocata tecnica, sì, di giocare Brand così, perché lui legge che ho la possibilità del coin blizzard dell'avversario, dice tu, sì, giochi coin blizzard, non c'è problema, tu non risolvi Brand, io ci prendo valore. Non vuoi risolvere vuoi rimuovere brano, non puoi risolvere board, sei sotto estrema pressione. Esatto. Gran bella giocata, complimenti ad Alessandro Papp. Vediamo per Pablo in mano Solia Blizzard soltanto al turno successivo, può pensare anche di giocare un Tarisian, invece viene rilasciato con grande serenità un Ice Block più pin con grande nonchalance. Sì. Il giocatore di Rhino Mage sa che poi alla fine è risky business giocare Rhino Mage quando poi affronti un deck che sta giocando, senza proprio una linea così aggressiva. Di sesta può tranquillamente giocare un Azure Drake, pescare doppia carta, una Things from Below e un Jade Spirit, sono due buone pescate. Continua il danno, non poppa l'Ice Block questo turno. Non avrebbe comunque potuto anche con l'accesso a Lightning Bolt. Doomsayer, interessante, però giustamente vediamo nella mano l'ex, quindi lui dice a me non interessa, io posso sviluppare board quanto voglio, tanto a un certo punto incrocio Flame Strikes, incontro, sì, Frost Nova, Doomsayer, posso exare, quindi tranquillo così. Arriva il Blizzard per Pablo. Arriva questo Blizzard abbastanza forzato, visto che un proc di blocco adesso gli costerebbe la partita, costretto a frizzare, e c'è ancora Bran sul terreno, questo Bran che adesso può dare valore a un doppio Jade, quindi staremo a vedere se sarà quello il caso, anche se sai e ti aspetti magari una Flame Strike che in questo caso va a toglierti quasi tutto il board, però il ramp di doppio Jade è troppo goloso. Troppo goloso, poi comunque non puoi giocare intorno a una carta che il tuo avversario, certo, potrebbe non avere in mano. Lui spinge tutto il danno possibile su board, non gli interessa ad Alessandro Papp, tira il grilletto come si dice in gergo, Cabal Courier, questa carta qua effettivamente è pericolosa, vediamo cosa dice di giocare, Ink Master Solia, sarebbe un gran bel turno giocare Ink Master Solia, Flame Strike, che se comunque non risolvi completamente board perché resta giù una Things from Below e oltretutto, sì, c'è il Bloodlust per fare il pop all'Ice Block. Wow, Fellfire Potion. Però dov'è il mana? Il mana non c'è in mana questo caso. Non soltanto il mana non c'è, c'è anche il fatto che l'avversario ti poppa l'Ice Block quando sei probabilmente a 1, esatto. Tu la Fellfire Potion non la puoi usare per andare a clearare. Forse sarebbe stata meglio una Dragonfire Potion più che la, sì, Fellfire, no? Sì, 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 perché sì, la Dragonfire, sì, poi non va ad interessare i punti vita dei maghi. Eh sì, adesso Pablo si trova in una situazione di crisi e questo blocco verrà sicuramente poppato a 1, non c'è Reno a salvarlo e Pablo si ritrova con una mano un po' scarna, non ha effettive soluzioni, arriva anche la doppia pescata per Alessandro Papp e potremmo portarci su 1-1. Vediamo, molto curioso, quindi c'è il pop, c'è la possibilità di trovare comunque Rhino Jackson, c'è doppia pescata con il Loot Order, certo. Vediamo come decide comunque di fare i trade nel modo migliore possibile, poppato Ice Block, ex addirittura Loot Order per negare la pescata? Ma non hai così paura. Avevo visto un attimino il puntatore andare su quell'ex. Sì, ci sta assolutamente come ragionamento. Vediamo, Fireland porta la carta pescata qua solo e soltanto Rhino Jackson o Frost Nova? Neanche Frost Nova basta in questo momento perché c'è il Jade Close. Belli trade fatti in modo tale da sommare il doppio Jade. Arriva un Azure Drake, non modifica nulla, vi arriva un Diswag, una Fellfire Potion che clear a board, ma porta alla morte il giocatore di Rhino Mage, quindi 1-1 tra Alessandro Papp e Pablo. Si continua con la serie? Eh sì, si continua con la serie, siamo 1-1 per questa seconda serie della serata. Non decisamente il matchup più felice da incontrare quando si gioca Rhino Mage, Midrange Jade Shaman, queste cose nota, no? Si sa, il deck Rhino Mage
non è un deck in grado di fare una race o esprimere tantissimo danno, a meno che non giochi Pyroblast con Ink Master Soglia, ok? Fai danno inizio partita in qualche arcano modo, con un Water Elemental, eccetera, e poi, boom, ok, ti gioco Ink Master Soglia, Pyroblast faccia, magari Hero Power per 11 danni quando sono 9 mana e chiudo così. Ok, detto questo, se devi giocare a una lista, dici, ah, io, la mia lista funziona così, è un control che rimuove risorse all'avversario, poi vince perché io ti riesco ad assegnare il The Removal a tutte le tue risorse anche con Kazakus. Benissimo, non c'è problema. Io gioco Midrange Jade Shaman, ho risorse infinite, posso spawnare quanti Jade voglio, se non incastri Polymorph sopra Eh la mia sì, Aya eh sì, eh Black. sì, eh sì. Quindi staremo un po' a vedere se questo Reno Mage funzionerà. Il primo che vediamo in streaming in questa serie A di Ezreal, che Sì. non è tempo, tra l'altro. Anche questa decisione di sostituire una lista tempo che abbiamo visto molto spesso a una lista Reno Mage. Sì, è così, cioè i deck Jade vogliono giocare contro deck Rino. Questo, diciamo, Sì. l'incastro, no? Lui ha portato Rino Mage, infatti ha avuto purtroppo contro il Midrange Jade Druid. Tempo Mage invece, dal tuo punto di vista, è una lista che secondo me, se il Jade Druid parte molto lentamente, può trovare modi in cui vincere i game. Ad ogni modo, si passa al prossimo game e ancora vediamo un Ice Lance, Bargorbulli e Loot Order di Pablo, quindi immagino sia la stessa lista di prima, immagino che sia Certo. il Reno Mage contro un Jade Druid che è in mano Jade Blossom, E vedo. Jade Behemoth, tra l'altro, quindi doppio ramp di Jade già nei primi momenti della partita. Quel ramp segnerà sì questa partita. E staremo a vedere perché un'altra volta Pablo si ritrova ad affrontare un altro Jade mazzo, diciamo, chiamiamoli così. E Quindi staremo a vedere, sì. bravo qua a Alessandro Papp ad incastrare poi a livello strategico, a mettere in coda i deck in maniera corretta. Tiene soltanto Loot Order Pablo di Mulligan. Stiamo aspettando la fine del countdown. Chiaramente entrambi i giocatori aspettano la fine del Mulligan per non dare informazioni Certo. all'avversario e non permettere di fare aggiustamenti in base al numero di carte cambiate dal proprio avversario. Cos'è che vuole trovare? Com'è che fa a vincere il Rhino Mage contro Jade Druid? Ma per vincere contro Jade Druid, il Rhino Mage vuole trovare un early Kazakus, sicuramente, quindi Kazakus è un fattore importantissimo in questo matchup, e vuole magari trovare qualche minion. C'ha Loot Order in questo momento, Cabal Courier è qualcosa, E anche l'Acolyte of Pain, ma visto anche che Acolyte of se Pain, il druido assolutamente. vorrà evocare i primi Jade saranno degli 1-1, questo Acolyte of Pain di turno 3, seguito dal ramp di Alessandro Papp, sarà sicuramente molto interessante. Almeno una pescata te Sì. Sì. l'andrà a portare, se non due, seguita da un tuo ping diretto sull'Acolyte. Arriva ovviamente il turno 2 di Loot Order, mette una piccola pressione sul board per tenere bassa magari l'armor del druido, perché nel caso Pablo giocasse all'Extraser, ricordiamo che l'armor non viene cambiata, quindi c'è anche questa piccola cosa di tenere l'armor del druido leggermente bassa. Intanto vediamo che risponde Alessandro Papp con un Jade Blossom abbastanza forzato, ormai questo ramp è importantissimo, già turno 5 per Alessandro Papp, e vediamo un Reno nella mano di Pablo, un Reno molto interessante che potrebbe anche scendere abbastanza early, perché una volta che Alessandro Papp ha rampato di Jade ad un livello veramente veramente alto, fa ritornare a 30 HP non ti interessa più perché l'avversario ha più di 30 danni sul board. Di solito quello è uno spot. Adesso guarda cosa è arrivata, Aya Blackpo, però c'è un Innervate a turno 5 per questo Ancient of War che non ha soluzioni dall'altra parte. Sì, giocare Innervate Ancient of War a turno 5 per scalare le risorse in modo ottimale, poi poter venire fuori il prossimo turno in 6 di Aya Black, poi Jade Behemoth, arriva un Bubbling Book, vediamo la Bubbling risposta. Blizzard non è un bruttissimo pick, chiaramente voleva qualcosa come Polymorph o Book. Ah sì, la Polymorph Boar. Polymorph sarebbe stata veramente veramente devastante, perché ti va a togliere questo 5-10 quasi a gratis, devo utilizzare il mio coin. In più traddo con Acolyte la pecora 1-1 e vado a pescare, e lì ho ripreso il minion. Intanto c'è un piccolo problema, ci anche 30 secondi e torniamo subito. Ma ricapitoliamo un po' quello che abbiamo visto in questa partita. Questo Jade Druido che ha trovato i primi ramp, ha trovato i primi
i primi minion grossi con questi nervetti, questo 5-10 veramente veramente forte, a cui non abbiamo visto ancora soluzioni a momenti. Ragazzi, non preoccupatevi, torneremo subito in game e scopriremo come è andata avanti. D'altra parte, Mage comunque abbiamo visto che di carte comunque ne ha. Acolyte per pescare, che almeno due pescate gliele assicurerà, quindi Sì. Sì, saremo un attimo a vedere. anche c'era Cabal Courier, bisogna vedere cosa può dare Cabal Courier, può anche dare Rhino, Rhino Jackson, può dare un Kazaku, si può trovare carte che poi permettono a Rhino Mage di venire fuori, può trovare magari un Pyroblast, no, per Reach, cioè può Certo. trovare carte che hanno tanto tanto valore per andare a chiudere il matchup. Peccato che la partita sia stata interrotta, adesso proviamo a ricollegarci subito Sì, in game. guarda, neanche 10 secondi, secondo me siamo già in game, quindi Bene. rimanete con noi, ragazzi, adesso torneremo e vedremo un po' come si è evoluto questo match. Sono molto curioso di Sì, a vedere me piacerebbe se vedere Rhino Mage, a me questo. piacerebbe vedere Rhino Mage vincere, no? Per avere poi un'idea nel momento in cui vado a giocare Rhino Mage, effettivamente io com'è che posso vincere, no? Contro Jade Druid, un matchup estremamente complicato. Kazakus, secondo me, Kazakus è uno dei modi. Sì, questo Kazakus, magari con Bran, visto che comunque ha già rampato, era già a turno 4, turno 5, aspetti a questo punto, aspetti Bran, Kazakus. Se lo trovi magari di prima mano, lo giochi sia per il body che ha 3-3, sia per una spell a 5 per tenere il mid-late game, per pulire, puoi fare Alexstrasza, ti Sì. porto sui 15 HP, i danni che ho pescato fino adesso li ho. E posso chiuderti il game in questo modo. Saremo dunque a vedere se sarà questo il caso. Siamo all'interno del game, la 100 war è rimasto giù, è stato giocato il Cabal Courier, è stata pescata un polymorph, è stato preso un polymorph da Cabal Courier, c'è Rhino Jackson, c'è anche vedo Antonidas in mano per Pablo, è stata giocata Aya Black Po da parte del Jade Druid, quindi il ramp è andato avanti, chiaramente sono state giocate due carte, Aya Black Po, il Jade Behemoth che Alessandro Papa aveva in mano, c'è un Fandral forte con un Jedi Idol, forte una Wrath in cycle. Appena giocato Blizzard da parte di Rhino Mage, che sta provando a contenere la pressione del giocatore di Jade Druid, e sarà questo braccio di ferro. Sarà questo braccio di ferro, c'è in mano Alexstrasza, che è un fattore importantissimo nel matchup per Pablo. Quindi a un certo punto rilascerà Alexstrasza faccia, lo lascerà 15 HP, Frost, Fireball, Frostbolt, Ice Lance, comunque rappresenta la possibilità di far danni, manca ancora la Frostbolt. Cos'altro si può aggiungere? Si può aggiungere che quello che cerca disperatamente Pablo in questo momento è Taurician o Eh sì. Beh, Kazaku, sono robe di questo tipo. Taurisson ti va a scontare veramente, ma veramente tante carte. L'unico problema che di fare Taurisson adesso è che non hai follow up. Hai sì una Mirror Image che ti salva due attacchi, magari quelli da 3, e ti rimangono comunque 8 più 9 danni, sono veramente tanti sul board avversario. Arriva in Inkmaster Sol, seguito da un Firelands Portal su Fandral, abbastanza obbligato visto che già il suo value l'ha preso, e arriva un buon body Sì, 5-6. arriva un bomba di 5-6, ma sono 3, 4, 6, 11, 11 più 5, 16, 20, è letale già con il Feral Wow, Rage. sì. Sì, stavo contando subito, erano 20 danni su board, sono 6 più 5, 11, 11 più 5 più 4, 20, 20 più Feral Rage, swipe, basta e Sì, avanza, sono non 28 danni aveva quel dalla mano. mana in più per fare quel mirror image, Quindi quindi niente da sì. fare, il Jade Druid si porta a casa il game contro il Rhino Mage che non riesce nel suo intento, no, di giocare combo Alexstrasza, capisco anche come è stata buildata la lista da Pablo, gioca con l'Ice Lance che non sempre si vede in Rhino Mage, spesso comunque può essere usata anche per congelare un minion dell'avversario quando si gioca VS Aggro, comunque in linea di massimo lui voleva giocare qualcosa come Alexstrasza fa, cioè tenere giù il blocco, poi chiudere con Frostbolt, Ice Lance, Eh sì. Fireball. Non è stato così. Finita la terza partita, vinto ancora un Jade Deck, dopo il Jade Shaman e il Jade Druid, perso due game su due. Eh sì, questo Mage non ha trovato il matchup che voleva, ha trovato due Jade contro e due Jade statisticamente sta sotto, quindi Sì. si è trovato abbastanza svantaggiato, anche le pescate non hanno aiutato. E adesso Assolutamente. siamo in un... Non è un mirror match, Non è perché proprio un... Alessandro Papp mi sembra che Sì. giochi tempo da quel Flamewaker. Sembra un tempo, non è detto che sia tempo, perché si può anche giocare coppia singola Flamewaker in Rhino Mage, Certo. quindi adesso vediamo. In linea di massima sì, sembra un tempo Mage contro Rhino Mage di Pablo, vediamo se
tradirà completamente Pablo il rinome age, se sarà uno 0-3 con questa lista o se effettivamente il deck si rimetterà in carreggiata. Avremo game 5. Aspettiamo la fine, sempre la fase di mulligan. I giocatori aspettano l'ultimo secondo, lasciano direttamente cambiare le carte al gioco stesso, andando col timer a 0 per non dare informazioni, ricordo ancora una volta, all'avversario. Taurisian, Azur Drake, Arcane Blast, Flame Waker. E invece un Cabal Courier è un bel Doomsayer per Pablo. Due belle carte, è bello giocare Doomsayer a T2 in Rinomage sempre, ed è bello fare un follow up in Sì, T3 in sì, sì, curva con sì, sì, sì. Cabal Courier. Adesso arriva il mulligan per Alessandro Papa. Vediamo un doppio Azur Drake un po' pesante, però può ciclare diverse carte. Ti mantiene board quando dall'altra parte in Pablo. Cioè, quasi la stessa cosa. Cioè, sì, un Doomsayer, ma contro Tempo Mage. Ti serve sì se il tuo avversario gioca un board sostanziale all'inizio. Adesso si ritrova Alessandro Pop con un turno 2 dove non avrebbe fatto comunque nulla, poteva magari fare un coin pesco 2 se No, proprio qua voleva, però sì. decidi di tenere il coin per poter giocare una linea del tipo Arcane Intellect, ha bisogno o può giocare la Forgotten Torch in coin Azur Drake o preservare il coin per accoppiarlo a un Flame Waker, visto che abbiamo la sicurezza che in questo momento sta giocando un Tempo Mage. Vediamo, esce fuori di Arcane Intellect, non gioca la torcia. Vediamo se decide di giocare Arcane Intellect. Ci pensa un po'. La lista mi sembra come la lista di cui stavo parlando all'inizio di questo Play Day 4. La lista Tempo Mage, oggi vedo giocare Tides, singolo Fireland Portal, doppio Azur Drake, Antonidas, Taurician, Taurisian, che sì. entra Adesso e esce, che è entrato e uscito da Tempo Mage, alcune volte si giocavano versioni più snelle. vediamo un po' la mano di Pablo che ha trovato due carte secondo me molto interessanti. Rhino Jackson che contro Tempo Mage è fondamentale perché ha sì la possibilità di espandere il board, però l'altra di cui volevo parlare è appunto la Cabal Chemist che dà una pozione random, non quella che mi aspettavo. Quella che sarebbe stata veramente ottima sarebbe mai stata magari la 12 cura o il Fellfire Potion, e quindi un AoE per praticamente il 90% dei minion giocati da Alessandro Pappo in una lista tipica di Tempo Mage. Adesso vediamo comunque, nella sua mano non c'è ancora nulla di particolare da poter giocare. Può giocare quasi una carta a turno in questo momento, non è quello che il Tempo Mage vuole, però ha una mano piena, Sì, ha una torcia. gioca Forgotten Torch, la cycla, ha flotto in mano, non è la fine del mondo, non sviluppa Azur Drake col coin, preferisce tenerlo in mano perché ha in mano anche già Antonidas. Sorceress Apprentice nel momento in cui va a pescare un Flame Waker, tipo adesso, si ritrova decisamente in una situazione migliore. C'è da dire che non ci sono spell che può accoppiare perché non ha in mano una Già. Frostbolt, sarebbe servita tanto perché qua qualcosa come Sorceress Apprentice, Flame Waker, Coin, Coin. Sì. Frostbolt ti permette quasi a volte, fortuna permettendo, di risolvere la board. Esce invece di Azur Drake, di quinta, trova la Frostbolt di cui aveva bisogno, non c'è nient'altro che può giocare questo turno, Alessandro Papp, quindi sta limitando a utilizzare il tempo per pensare a cosa fare, magari nei turni successivi. Pablo pesca un Flame Strike, questa è una carta importantissima in questo matchup, Blood Fury Potion. Viene utilizzata per appoggiare il trade e va con Azur Drake faccia. Eh sì, questo Azur Drake che rimane sul board mette un po' di pressione ad Alessandro Papp che si ritrova con una mano quasi piena, con però carte che non riesci a abbinare tutti in un turno, soprattutto se hai solamente 6 mana. Adesso forse quasi costretto a fare Flame Waker, Frostbolt e un eventuale coin. Hero Power per tradare, invece no, decidi di fare la Sorceress e vedere se riesce a trovare quel danno su Azur Drake, lo trova e lo pulisce. Nel caso comunque non l'avesse trovato, avrebbe potuto fare il ping il turno successivo, anche se dava quello spell damage in più a Pablo. Potere infinito di Tempo Swing con Inkmaster Solia in Flame Strike a zero mana. Non soltanto clear board all'avversario, ma sviluppo un 5-5. E qua è questa la situazione in cui Inkmaster Solia brilla maggiormente. Una carta che alcuni giocatori inseriscono nel loro Rhinomage, ce ne sono altri invece che Inkmaster Solia non la giocano, non gli piace. Un attimo, ancora un piccolo problema tecnico. Stavamo guardando la partita Alessandro Papp Pablo Tempo Mage vs Rhino Mage. Torniamo subito in Spectator Mode. Cosa si può aggiungere?
Ma stanno per arrivare i fuochi d'artificio in realtà, perché la mano del tempo mage è piena. C'è giusto un piccolo problema sul client di Erson. Torniamo subito sì, live. Sì, nessun problema. Adesso comunque torneremo. Sì, abbiamo visto la sua mano, come dicevo, piena di carte da mid late game. Di solito il tempo mage gioca qualche carta da costo 5 in su, gli Azur Drake, Taurissan, Antonidas, Taurissan, Ragnaros, quel tipo di carte lì, tra l'altro tutte nella sua mano, quindi non proprio fortunato con le pescate in questa partita, però adesso le carte rimaste nel mazzo sono carte che vuoi abbinare alle carte che hai già pescato, quindi stanno arrivando gli Azur Drake per farti vedere più carte, sta arrivando Antonidas per utilizzare quei coin, quelle spell base a costo leggero, costo 1-2 che hai nella mano, per fare quelle fireball che poi ti permetteranno di avere quel burst necessario a portare Pablo a pochi HP, proccargli il blocco, fargli giocare Rino e poi rifargli altri danni, perché ricordiamo che Reno ha questo Reno Jackson già nella sua mano, quindi era prontissimo a giocarlo nel caso si sentisse minacciato dai danni nella mano o i possibili danni nella mano di sì, diciamo che più si va avanti nel game, tra virgolette, più avvantaggiato il Rino Mage, perché è accesso ad Ice Block, come dice te, Rino Jackson, carte che lo aiutano in fase difensiva a stabilizzare, e poi c'è anche lo swing di Alexstrasza, no? Che li può solitamente ignorare i punti vita dell'avversario, giochi tempo mage, giochi sempre a 30, poi a un certo punto io ti esco con Alexstrasza e tu quell'8-8 lo devi contestare e non hai accesso a X, non hai accesso ad Execute, non hai accesso a Polymorph e quindi danno road alla mano non lo puoi più applicare su di me per chiudere game, ma sei obbligato a metterlo su Alexstrasza perché quella attretta o comunque minaccia tanti danni e minaccia letale. La partita sta andando avanti, vediamo lo stato della board, è uscito Kazakus, molto importante, ha preso una spell da 10 mana, fai 6 danni a tutti i minion, più aggiungi 3 random demon to your hand, c'è sempre Rino Jackson in mano del Rino Mage, arriva un Bars 4-5 che dà un Rag 1-1, wow. Ok, quindi c'è stata giocata una forma di minion che è meccanica Grimmy Goons, perché se questo è stato buffato a tutta la mano +1/+1 come possiamo vedere. Potrebbe essere stato giocato un Mist Caller che non abbiamo visto, che è già stato rimosso. Beh, potrebbe potenziare tutte le carte in mano e tutte le carte nel mazzo, quindi le opzioni sono il Grim, come appena detto, il Mist Caller. E non ci siamo persi un attimino quel turno dove è stato giocato. Saremo dunque a vedere se le carte pescate successivamente saranno buone. No, sono curioso di capire tramite quale carta infatti, lui, il tempo mage, cioè cosa Granna Cabal Courier, non lo so. Rag, 8 danni fa, c'è questo Rag, un incubo per il Rino Mage. Deve contestarlo in qualche modo, arriva la pozione di Kazakus, è un board clear, 6 danni a tutti i minion, però 6 demon... a 13, però 6 a 13, esatto, è letale, e oltretutto 6 a 13 e prendi 3 demoni in mano, quindi vuol dire che al turno dopo overdrawi. C'è l'ice block nella mano del giocatore di Rino Mage, può anche pensare di giocare qualcosa come Rino Jackson Ice Block su turno, comunque Alexstrasza. Magari Rino Jackson Novis più ping per togliermi quegli 8 danni, assi 9 danni dell'avversario. Assolutamente, anche direttamente Rino Jackson. No, gioca la pozione di Kazakus. Già. Prende 2 demoni in mano. Perché c'è la doppia fireball nella mano di Alexstrasza. Vediamo che c'è, sì, c'è una fireball più una rolling torch, arriva fireball, arriva la torcia, la rolling torch che è stata cyclata dalla Forgotten. Addirittura di Arcane Missile. Chiude direttamente da Arcane Missile. Non ha bisogno neanche di appoggiarsi di Hero Power. Questo è il game finale. Alessandro Papp 3, Pablo 1. Abbandonato dal suo Rino Mage. In questo caso, magari questa sequenza finale. Giustamente, poverino, non può sapere le carte dell'avversario come siamo noi che siamo in fase di cast. Sceglie una linea aggressiva. Decide di giocare la pozione di Kazakus a 10 mana e restare 3 minion. Purtroppo perde il game e finisce così 3-1. È stato un po' punito per non aver magari settato blocco nei turni precedenti, perché non aveva lo spot per farlo, perché Alessandro Papp comunque avendo una mano
molto piena di minion, anche abbastanza da mid late game, è riuscita a dare quella pressione per cui io ti dico dai, devi rispondermi a questo board e ti faccio utilizzare tutto il mana, non riesci a settare blocco, ti ritrovi in una situazione in cui io ti presto troppi danni e sei costretto a fare una scelta, a rimanere indietro, magari ti blocco il blocco, poi devi giocare Reno e ti rimangono solo 4 mana, cosa fai con 4 mana? Non riesci a risolvermi tutto un board che ho creato io nei turni precedenti. Quindi complimenti a entrambi i giocatori, sì, Reno Mage che ha un po' abbandonato. Ma perché sai cos'è? Che la forza di Reno Mage è anche in relazione alla presenza di Rhinolocke come lista da torneo. Sì. Tu vuoi, c'è tanto Reno Mage, perché? Perché sappiamo che c'è tanto Rhinolocke. Nel momento in cui viene portato poco Rhinolocke o Rhinolocke esce dai favori, diciamo, tra virgolette, dei deck da portare in ladder, il Reno Mage perde il suo diciamo pasto, comunque quello che vuole predare, si ritrova in un meta con tanti Jade deck e poi purtroppo ha incastrato dei matchup brutti effettivamente il Reno Mage e non è riuscito a trovare la vittoria ad andare avanti nella serie. E che dire ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera, vi ricordiamo che settimana prossima ci saremo sempre qua con noi su ESL_IT, sempre con il buon Vitus e sempre con me Nabbo. Settimana prossima 28/3 ci sarà Braccione contro Francemagna alle ore 21 da non perdere, e soprattutto un match su cui io punterei un pizzico di highlight, un pizzico di hype, il Makiko contro Tuful, sì, alle 22, assolutamente main da event, non perdere, main event sicuro ragazzi, questo non perdetelo perché settimana prossima ne vedremo delle belle. Ma intanto vi ricordo che non c'è solamente Hearthstone con noi, ma c'è anche League of Legends il giovedì, castato da il babbo Jake Seagart, e questo giovedì vedremo Next Gaming contro True Esports, mentre lunedì con il buon Eric e il buon Grimjo a castare Overwatch alle 21 Aristocats contro Casual Gamer LXE. Ah no, quella è stata settimana scorsa, scusate, settimana prossima ci saranno altri due match che attualmente non sono in grafica, però ci saranno sempre Erk e Grimjo, quindi se amate anche altri sport come Overwatch e League of Legends, ragazzi, rimanete con noi, o se amate Hearthstone, qua tutti i martedì ci trovate. Sì, grazie a tutti di aver seguito questa live, si conclude il Play Day 4 dell'SL Italian Championship Serie A di Hearthstone, mando un saluto, io sono Vicious, con me Nabbo, e ci vediamo settimana prossima, sempre martedì, sempre con Hearthstone. Buonasera ragazzi, ciao!